Siete pronti? Guardate qui che colori, guardate qui. Oggi il mercato di oggi, grazie Sandro, che zucchine appena raccolte. Queste sono le romanesche per le serie vere. Allora, facciamo una pasta di verdure e pesce, ma un pesce facile che si trova dentro la credenza, con lo sgombro sott'olio. Quindi abbiamo pomodori datterini, abbiamo le zucchine romanesche, cipollotti, che mi piacciono a me, sempre freschi, rosmarino, qui è il tocco, aglio fresco e paccheri. Buttiamo subito i paccheri dentro e senz'altro il sgombro sott'olio, delicious. Vado qui, quindi paccheri, ci vogliono 15 minuti. Io mi anticipo ragazzi, questa musichetta. Ci sta Mario che sta a fare acrobazie, mo ve lo faccio vedere. Allora, mentre stanno cuocendo i nostri paccheri, che facciamo? Ci diamo la mossa, è per forza. Quindi, allora, olio, buono, deve essere buono per forza. Non può essere diversamente. Poi, aglio, cioè, ma si vede, è roba buona, è roba bella. Guardate qua, qual è il bello specchietto d'aglio, fresco. Adesso usiamolo, pensa a una bruschetta, strofinata con sto aglio. Vado, taglio a metà, così, e metto dentro. Poi, partiamo così. Un andamento molto lento, calmo, sexy, diciamolo così. Poi preparo il rosmarino. Allora, il rosmarino mettiamo qui, che facciamo piano piano senza farlo bruciare. Non dobbiamo far bruciare, sono diventa amaro. Facciamo così, lo facciamo andare piano piano piano, così. Mario, che stai fate? Tutto a posto? T'ho vista la pizza in bocca? Con Roma, dai, caccia il gatto. Un po' di musica, dobbiamo alzarla meglio. Così, allora ritmo. Allora, lavo le zucchine, mi preparo le zucchine, due sono più che sufficienti. Ma io vorrei sapere, saranno scrocchiarelle queste zucchine? Mamma mia, ragazzi. Senti questa, senti qua. Mamma mia, che roba, ragazzi. Guarda, è da Kleenex, è un'emozione continua. Grazie, Sandrino. Taglio, non troppo sottili. Devono scrocchiare, se non si sente la freschezza. Le cuoceremo pochissimo. Poi l'aglio, come sta andando? Bene. Nel frattempo cipollotto, come piace a noi. Tagliamo la parte qui delle radici, togliamo la prima camicetta. Che c'è? Ecco, un attimo. Tagliato sottile. Aiutatemi a dire sottile. Così, eccomi, ho fatto. Queste qua. Allora, che dobbiamo fare? Allora, la cipolla sta qui. Poi l'aglio è quasi pronto. Vedete, così non sta bruciando. Mamma mia, così. Spennellate, improfumate tutto l'olio. L'olio deve essere profumato di rosmarino. Capito, Mario? Vatti a fare una passeggiata, dai. Dai. Pronti? Levo l'aglio. Vedete? Doratino, leggero. Levo il rosmarino, profumatissimo. Aggiungo il cipollotto, così, aumentiamo un po' la temperatura. Adesso aggiungo un pochino di acqua, perché vedete, si rischia di bruciare il cipollotto. Mi preparo i pomodorini, che adesso è proprio facile, però il pomodoro qua deve essere un tocchetto, un tocco di colore, senza esagerare, senza essere troppo rosso, ok? Taglia a metà, così. Zucchine, vai, sentite il rumore, è quello giusto? Sei contento, Mario? Meno male, va. Poi, un altro pochino di acqua, poco. Che meraviglia. Un po' di sale. E lasciamo cuocere per un pochino. Quanto? Un paio di minuti. Aggiungiamo a questo punto i pomodorini. Qua, così. Guardate che bello, che colore. Vai. Un altro po' di rosmarino, buttato così, un po' di acqua di cottura, poi una grattata di pepe, che ci sta benissimo, e adesso prepariamoci lo sgombro, quindi bella proteica, capito? Ci sta la proteina buona, filetto di sgombro grigliato, all'olio d'oliva, buono, saporito, ricco d'omega 3, guardate qui che bello, quindi pasto unico qua, bontà. Che profumo. Adesso pasta.
Che bontà! Il rumore è quello, ragazzi. Allora, il fiore lo rompo così, la parte questa qua, levo il pistillo, saltamo qua dentro, vai, non buttiamo niente. Il rumore è troppo forte, quindi che ci abbiamo bisogno? Un po' di liquido, un po' di morbidezza, perché se il suono non è quello nostro, non è il suono dell'amore. Vai, così, okay, guarda che roba. Ah, eh? Che ne pensate? Okay. Sì, adesso si impiatta, ragazzi. Eccolo qua. Impiattiamo, belli belli. Quanto è calda! Bel filettino di sgombro qui. Ah, pomodorino qua. E adesso assaggiamo. Questa è la parte migliore. Allora, sgombro. Ma pensi tipo la zucchina sconchea? Buona. Allora, 2,50 euro di zucchine al chilo, guardate che robetta, che meraviglia. Oggi abbiamo fatto un affare con questo sgombro buono, altro che pesce allevamento, e ce l'abbiamo sempre dentro casa. Economico, tanto buono e di stagione. Un bacio da Max Mariola. Che bontà, ragazzi, che buono. Fresco, fresco. Ah. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.